Arriverà nelle sale cinematografiche italiane la prima settimana di maggio e racconta storie di vita vissuta e sprecata da ragazze di centri sociali diversi. Nisida, storie maledette di ragazze a rischio, un film di Enzo Acri prodotto da Roggioso Editore. Si snoda in due momenti narrativi tra immagini che propongono la vita in carcere e flashback molto forti che mostrano il crimine per cui questi ragazzi sono stati condannati. Storie maledette che ruotano attorno a una figura femminile, Maria Cacciapoti, interpretata dall'attrice Marinella Ferrandino, una mamma coraggio che perde il figlio ucciso in una rapina e da questo grande dolore trae la forza per dedicare la sua vita al recupero dei ragazzi a rischio. Spero che esista veramente una mamma coraggio, una Maria Cacciapoti. Ha avuto un coraggio immenso, quello, diciamo, ha avuto una sorte di perdono per quanto riguarda questi ragazzi che gli hanno ucciso un figlio. Non so se riesce veramente a perdonarli, però comunque gli aiuta, perché poi diventa una sorta di assistente sociale, lavora con loro proprio per cercare di recuperarli. Il regista Enzo Acri ai nostri microfoni. Ho cercato di raccontare le storie, diciamo, storie maledette di ragazzi a rischio. Racconta un pochettino la microcriminalità che esiste sia a Napoli ma in tutte le altre città del mondo.